Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Avia, siamo all'Istituto Cipriani con la dirigente Lorenza Fogagnolo. È una giornata particolare, interessante, fa parte di quei progetti del vostro istituto per portare l'esterno all'interno, una giornata dedicata alla qualità e alla salute da tavola. E quanto è importante, quanto i ragazzi seguono questo tipo di incontri? Questo tipo di incontri, come altri che ci vedono in collaborazione con CNA, in questo caso è la Camera di Commercio e il Comune di Adria, sono importantissimi. Innanzitutto perché i ragazzi vedono l'attenzione per loro che anche le altre agenzie del territorio hanno. Poi sperimentano con mano la praticità di quello della loro formazione, più che praticità, diciamo, la formazione in campo, quindi quello che saranno le loro attività future, si spera sempre nel settore della enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera, visto che siamo istituto professionale che cura questi aspetti. E poi perché hanno la possibilità di fare domande dirette, di avere risposte concrete rispetto a quelle che sono conoscenze che loro devono cercare di acquisire per arrivare ad avere delle competenze spendibili poi nel mondo del lavoro. L'avvicinamento del mondo del lavoro insieme alla scuola è fondamentale per noi, come per tutti gli istituti professionali e tecnici. Con Franco Cestonaro del CNA, allora siamo qua ai Cipriani, e questa collaborazione da dove nasce? Nasce da un progetto che la CNA ha presentato alla Camera di Commercio Venezia Rovigo per valorizzare il distretto urbano e culturale della città di Adria. E quindi abbiamo iniziato con degli eventi che riguardano tre aspetti: la mobilità sostenibile, l'alimentazione sostenibile e il turismo. E quindi con il primo evento realizzato in piazza Bocchi ad Adria abbiamo presentato le auto elettriche. Oggi il secondo evento con il Cipriani invece ci vede protagonisti nel presentare l'alimentazione sostenibile, e domani organizziamo una escursione sul fiume di mezzo, sul Canal Bianco, con la barca per valorizzare il nostro territorio con il turismo lento. Ecco, non possiamo non approfittare della sua presenza per chiedere come va la situazione dei nostri artigiani. Allora, in particolare, poi se si vuole allargare anche a livello nazionale. Non possiamo nasconderci che questi 2 anni di pandemia hanno creato un forte disagio alle piccole aziende, alle piccole imprese. Si sta auspicando una ripresa che però viene ancora bloccata o rallentata dall'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia. Questo sicuramente non aiuta le imprese, ma posso garantire che le piccole imprese, le imprese artigiane, stanno facendo di tutto per recuperare il tempo perso e per recuperare anche un mercato che ha rallentato tantissimo nei consumi. Ecco, se potesse suggerire un antidoto a questo momento difficile? L'antidoto è comunque rispettare le regole e le procedure per contenere il Covid-19, ma dare la possibilità alle imprese di incominciare a lavorare, a muoversi. E comunque l'altro aspetto importante è ridurre i costi di gestione delle imprese, soprattutto nei costi delle materie prime, che stanno arrivando a livelli insopportabili. Quello di oggi è una buonissima giornata qui all'Istituto Alberghiero di Adria. C'è stato un confronto molto, molto bello, molto positivo con gli allievi, con i docenti, con la preside che ci ha confermato l'ospitalità e la collaborazione. Quindi oggi è stata una giornata senz'altro molto positiva, molto entusiasmante e anche ricca di spunti per tutti noi. Ora il nostro progetto dovrà essere rivolto naturalmente anche alle imprese, a iniziare dalle imprese nostre associate, sia a Padova e sia a Rovigo, e poi rivolto anche alle imprese non associate. Noi puntiamo molto su questo abbinamento, la nutrizione, l'alimentazione e la salute e la qualità della vita, che hanno un legame inscindibile, insomma.
e iniziamo, abbiamo iniziato oggi, con un'azione appunto di sensibilizzazione rivolta in generale ai cittadini e ai studenti e poi agli imprenditori.